Luigi Deramo, capolista della lista prospettiva 2022, una lista civica che però è espressione della destra, lei ha detto l'espressione della destra sana della città. Ma la destra di Storace si esplicita attraverso, in questa competizione elettorale, attraverso Prospettiva 2022, che raccoglie una delle migliori espressioni della destra sana di questa città. Nuovi volti, nuovi ragazzi, nuove persone, persone anche mature, ma tutti alla prima esperienza elettorale. Quindi credo che abbiamo saputo cogliere perfettamente bene una delle più grandi esigenze che la popolazione aquilana richiedeva da tempo alla politica locale, cioè quella di garantire un ricambio delle donne e degli uomini all'interno del Consiglio Comunale. Noi ci siamo giustamente adeguati alle esigenze degli aquilani. Nell'adesione del progetto politico di Giorgio De Matteis, voi avete posto 3 punti come prioritari per il programma elettorale. Ma sì, il primo è il piano di ricostruzione. Io credo che gli aquilani non debbano continuare ad essere presi in giro da un'amministrazione di centrosinistra, da un Massimo Cialente che ha partorito soltanto dopo la minaccia del governo Monti un piano di ricostruzione che è un piano di ricostruzione vuoto, è un piano di ricostruzione finto, è un piano di ricostruzione che non prevede né i termini e i tempi per il completamento dei lavori, né tantomeno cita le fonti economiche e finanziarie. Quindi chiaramente si tratta di una scatola vuota. Noi già stiamo operando per essere attivi sin dall'8 maggio mattina per far funzionare un vero piano di ricostruzione. Il secondo punto è quello della sicurezza. Questa purtroppo è una città ormai in preda a delle orde barbariche che provengono da gran parte delle zone del centro-sud Italia, anche con infiltrazioni straniere molto pericolose, che scippano le nostre persone, rubano nelle nostre case inagibili, furti, rapine, aggressioni sui figli di tutti gli aquilani. Io credo che insomma sia una situazione ormai inaccettabile, quindi proponiamo un potenziamento del corpo di polizia municipale così da poter garantire turni notturni nei mappe, nei progetti case e un accordo con Questura e con tutte le forze dell'ordine che comunque ringrazio per il grande lavoro che portano avanti ogni giorno e ogni notte e dar loro la possibilità di poter pattugliare meglio e zone più difficili e più ampie del territorio comunale e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, soprattutto nei punti caldi di questa città. L'Aquila era un'isola felice per quanto riguarda la sicurezza, il nostro obiettivo è quello di garantire attraverso una tolleranza zero che l'Aquila torni ad essere un'isola felice. Terzo punto è quello del cambio generazionale. Lo abbiamo detto all'inizio di questa intervista, lo voglio ribadire. Nuovi volti, nuove persone che attraverso ciò che hanno dimostrato nelle loro vite professionali possono sicuramente apportare, anzi porteranno una migliore produzione politica e amministrativa all'interno del Consiglio Comunale. La questione primaria è ormai alle spalle, una cosa superata, però qualcuno ancora rivanga quella storia con polemiche e accuse. Ma Giuliante, proprio credo nella vostra emittente televisiva, ha detto che noi non rappresentiamo la destra. Insomma, detto da lui è quantomeno imbarazzante. Noi sappiamo di rappresentare l'area culturale della destra e del centrodestra di questa città, Prospettiva 2022 nella migliore espressione. Si dovrebbe preoccupare Giuliante che si è ormai circondato da tempo della peggiore espressione di quello che fu il Partito Socialista della prima Repubblica. Io credo che invece vada fatto un appello agli aquilani, un appello serio, un appello di concretezza e di responsabilità, che è quello dell'appello del voto utile. Non bisogna sprecare i voti. Un voto al candidato Properzi è come votare Massimo Cialente e questo noi e questa città non ce lo possiamo permettere. Quindi il voto utile è quello su Giorgio De Matteis, che è l'unico che può vincere queste elezioni. Giorgio De Matteis, candidato sindaco del progetto L'Aquila Città Aperta, Prospettiva 2022, è una delle liste civiche che sostengono il progetto politico. Tanta voglia di partecipazione. Molta voglia di partecipazione, direi, e soprattutto una partecipazione giovanile. È un elemento importante, interessante. La lista guidata da Luigi Deramo è la conferma ulteriore della bontà delle scelte che abbiamo compiuto. Una lista all'interno della quale moltissimi giovani hanno scelto di candidarsi. D'altra parte, Deramo
aveva già nella riunione, nell'incontro che aveva organizzato diverse settimane fa ridotto al teatro, riempito quella sala con centinaia di giovani. È una parte, una componente fondamentale della nostra coalizione che va incontro alle esigenze di quella parte del mondo giovanile della nostra città che vuole risposte concrete, che vuole risposte serie, al quale mondo non servono più le parole, le chiacchiere, la provvisorietà, servono scelte importanti che siano definitive e che consentano a questi giovani di poter restare nella nostra città, di poter studiare, di poter lavorare anche nei prossimi anni. È questo obiettivo, uno degli obiettivi prioritari della nostra coalizione. La lista Prospettiva 2022 di Teramo coglie appunto questo aspetto e io sono contento e orgoglioso di avere questo gruppo di giovani e di persone che seguono questo tipo di impostazione, quella che noi abbiamo voluto dare. D'altra parte, in questo momento siamo in una competizione elettorale dove ascoltiamo tutto e il contrario di tutto. Una campagna elettorale direi piuttosto singolare, particolare sotto certi aspetti, lì dove vengono fatti filtrare anche dei sondaggi clamorosamente taroccati, perché da una parte si danno delle cifre sempre all'interno della coalizione di Cialente. Io credo che quando si arriva a questi livelli si è veramente in grande difficoltà, onorevoli che danno delle cifre, altri personaggi che danno cifre diverse. Probabilmente la tecnica adottata durante la campagna elettorale delle scorse provinciali, quando si dava la Pezzopane vincente al primo turno, e tutti sappiamo come è andata a finire, con la Pezzopane clamorosamente sconfitta al primo turno, e credo che sarà anche questa la fine di questa campagna elettorale, con una sconfitta clamorosa di una compagine, quella guidata da Massimo Cialente, che ha clamorosamente fallito in questi ultimi anni. Noi vogliamo dare anche attraverso questa lista di giovani una nuova prospettiva alla città, una prospettiva che sia quella di una rinascita reale, che dia la possibilità a questi giovani di poter credere nella loro città, di esserne protagonisti soprattutto, e protagonisti veri, e non soltanto quelli presi in giro come magari è accaduto fino ad oggi. Quando si pensa di farli partecipare, in realtà non accade. Basti pensare agli ultimi episodi, la realizzazione o il tentativo di realizzazione di questo auditorium di Renzo Piano nel castello, non voluta da nessuno, contestata da tutta la città, con una spesa di quasi 7 milioni di euro per realizzare una cosa, ahimè, che viene definita dal comune temporanea, quindi soldi buttati per realizzare una struttura temporanea per 200 posti. È incredibile, così come è incredibile aver speso più di 1,5 milioni per la realizzazione di una piastra di cemento a Piazza d'Armi che doveva servire per gli ambulanti di Piazza Duomo, e che naturalmente, arrivata in clamoroso ritardo, non è più necessaria né utile, anche questi soldi buttati. Quindi la città del temporaneo, del provvisorio, del confuso, che va messa da parte e va proposta una città invece della concretezza, una città della capacità di lavorare, una città che deve invece essere portata avanti. Cito un ultimo esempio: questa mattina ho avuto dei numeri dal comune, questi all'interno del comune, quindi sono dati ufficiali del comune, abbiamo oltre 4.500 pratiche ancora ferme, bloccate per una incapacità da parte dell'amministrazione comunale di saper organizzare i lavori. E ancora di più, invito i dipendenti comunali, da quelli storicamente a tempo indeterminato a quelli di oggi, Cococò e Cocopro, a non cedere alle facili lusinghe di chi in questo momento spaccia per problemi importanti, fondamentali, inderogabili, la necessità di un lavoro temporaneo. Il lavoro temporaneo è la precarietà in assoluto. Noi a queste persone, a quelle che lavorano in comune, diciamo che con noi ci sarà la serenità, la possibilità di lavorare con serenità, la possibilità di essere produttivi realmente, di essere credibili, e non la confusione clamorosa testimoniata dai numeri e dai dati che oggi vige nel comune, nell'amministrazione, guidata da un sindaco che ormai, pur di restare a galla, è disposto a tutto. Daniele Di Fabio, candidato consigliere per la lista Prospettiva 2022, c'è bisogno dell'apporto dei giovani per cambiare questa città? Beh, sicuramente anche il motivo della scelta di Prospettiva 2022, che sin dall'inizio di questo progetto ha dato grande spazio ai giovani. In questo momento L'Aquila è una città che può ripartire da zero, e per ripartire da zero c'è bisogno sicuramente di tener conto delle esigenze dei giovani, delle esigenze degli studenti universitari, delle esigenze di una città che ha bisogno di uniformarsi agli standard europei per accogliere anche tutte quelle persone, anche che vengono a trovarci da fuori, che si aspettano tanto da questa città, e noi dobbiamo essere pronti ad offrirglielo. Cosa l'ha convinta del progetto politico di Luigi Teramo, della lista, e di Giorgio De Matteis?
Un progetto che sin dall'inizio, il progetto della destra, il progetto di prospettiva 2022 ha dato grande spazio a quelle che sono le nostre idee, ha dato grande spazio ai giovani e lo dimostrano i candidati e la lista prospettiva 2022. E Giorgio De Matteis credo che sia un leader che possa essere in grado di gestire una situazione così difficile come quella dell'Aquila ed ottenere grandissimi risultati. Tra tante cose che si potrebbero fare, una su tutte per i giovani? Io credo che una grande cosa da fare per i giovani, anche per la città dell'Aquila, sia migliorare quella che è la rete di trasporti, di collegamento della città, perché una città in questo momento è isolata, invece ha bisogno di condividere tutto, la propria economia, l'università e tutte le risorse che ci sono a disposizione con le città che ci circondano e con tutta la nostra nazione. In questo momento siamo troppo isolati, c'è bisogno di ricollegare la nostra città con il resto delle città italiane. Paolo Ardini, esponente di Casa Pound L'Aquila, perché Casa Pound aderisce al progetto politico Prospettiva 2022 e soprattutto che apporto può dare? Casa Pound ha aderito al progetto Prospettiva 2022, come già ha avuto modo di dire, per coerenza e perché c'è una convergenza di valori. Noi crediamo che chi conosce la nostra realtà può confermare questa cosa, chi non la conosce farebbe bene ad informarsi. Crediamo che la nostra esperienza e il nostro impegno quotidiano nel campo sociale, nel campo culturale, nel campo civico possa essere determinante e totalmente aderente a quelle che sono le contingenze della città, contingenze comunque tragiche che ben conosciamo e che rispecchiano in toto quello che è il nostro impegno quotidiano. Uno dei primi obiettivi che secondo voi dovrebbe perseguire il candidato sindaco Giorgio De Matteis qual è? Assolutamente smaltire la filiera della ricostruzione e ridare importanza e fondatezza al nostro centro storico. La coesione sociale, che è uno tra l'altro dei nostri principali obiettivi in quanto movimento culturale e sociale, è di importanza radicale. Quello che noi abbiamo perso purtroppo è non soltanto la coesione sociale, ma il senso di appartenenza e di identità. È venuto meno con l'inevitabile caduta di mura, non soltanto fisiche, ma anche spirituali, anche morali. Quindi credo che non ci possa essere davvero, e lo dico con franchezza, una ricostruzione materiale se non pensiamo alla ricostruzione dello spirito. Con Giorgio De Matteis si può recuperare questa identità? Assolutamente sì. Crediamo che le direttive date al nostro candidato sindaco, al nostro futuro sindaco, siano quelle giuste insieme al nostro apporto, all'apporto di ciascun candidato consigliere per poter ricreare e rinsaldare quello che è lo spirito aquilano. Claudia Pagliariccio, candidato consigliere per la lista Prospettiva 2022 con Giorgio De Matteis. Perché questa scelta? Allora, innanzitutto il mio percorso storico-politico inizia molti anni fa e sempre con Luigi D'Eramo. Ho aderito a Prospettiva 2022 innanzitutto prima di aderire alla scelta del candidato sindaco. Come ben sapete avevamo la proposta di presentarci alle primarie e primarie che purtroppo ci sono state negate, come tutti ben sappiamo, e quindi a questo punto un esame di coscienza perché per il bene della città era inopportuno correre con un ulteriore candidato sindaco, e a questo punto la scelta ricade indubbiamente su Giorgio De Matteis, perché uomo politico di spicco, uomo politico concreto al di là di quello che sta facendo l'amministrazione comunale in questo periodo, e quindi uomo politico che presenta dei progetti, che ha delle idee e che ha un programma che è molto simile, diciamo, e che ha voluto condividere con quella che è la nostra linea e il nostro programma elettorale. Se dovessi indicare una priorità su tutte? Allora, la ricostruzione fisica e materiale è indubbiamente la priorità su tutto. Non va però dimenticata la ricostruzione sociale. E parlo da donna e da mamma e da moglie, e quindi vivo tutte quelle problematiche che al di là della ricostruzione vivono le famiglie. Ci sono spazi di aggregazione, il sabato pomeriggio si discute se andare a fare la spesa alle Leclerc e poi non si sa dove andare la domenica, perché dove si portano i bambini in questo periodo.
non solo di questo, ma anche dell'occupazione. Io ho lavorato molti anni come precaria e quindi conosco bene anche le problematiche dei lavoratori precari e mi rendo conto, anche nell'ambito della ricostruzione, di quanto siano importanti in alcuni enti questi lavoratori precari. Non dimentichiamo che l'amministrazione, che il comune, diciamo, soprattutto per quanto riguarda le pratiche del sisma, si regge su lavoratori precari che portano avanti tutte le pratiche, e quindi questo è un problema che per la città è di notevole importanza e va risolto. Cioè, ci sono lavoratori che veramente si mettono a servizio degli enti comunali e lavorano, ci sono altri enti invece che utilizzano contratti a progetto oppure lavoratori precari soltanto per scaldare alcune poltrone, e questo è un problema che va affrontato. Giorgio Bontempo, candidato per la lista Prospettiva 2022, innanzitutto la scelta di aderire a questo progetto politico perché? Allora, la scelta perché ho visto in Prospettiva 2022 non la solita lista diciamo a cui siamo abituati a partecipare, bensì comunque una lista fatta di persone oneste, quindi di aquilani, che diciamo non sperano nella poltrona per poi rendiconti personali, ma bensì per il beneficio della città. E quindi ho deciso di candidarmi in questa lista proprio per questo motivo, perché spero di poter comunque dare alla città un sostegno ed un supporto disinteressato, tra virgolette, insomma, se così si può definire. Un giovane, un trentenne, qual è il contributo che conta di poter dare? Il mio contributo, io spero di poter, allora innanzitutto mi concentrerò sull'obiettivo, diciamo sul punto della ricostruzione, perché io credo che questa città dal 6 aprile 2009 comunque sia una città totalmente paralizzata, e poi iniziare a far sentire le problematiche di noi giovani, e problematiche che vanno dall'occupazione, perché in questa città purtroppo non c'è più lavoro e quindi noi giovani abbiamo dei problemi grandissimi, e mancano punti di aggregazione, di socializzazione, insomma siamo arrivati, ecco, che per incontrarci con un amico, comunque con delle persone che conosciamo, dobbiamo per forza recarci presso un centro commerciale. Questo io non credo che comunque sia l'obiettivo della nostra città.